Finalmente ho deciso di rispondere a una domanda che mi avete posto in tanti, cioè qual è il mio lavoro qua a Milano adesso. Se non mi conoscete, io mi sono laureata per ben due volte, prima in triennale in economia e management e poi magistrale a luglio in food marketing e strategie commerciali. Adesso ho incominciato a lavorare. Io nel 2015 ho iniziato a aprirmi sui social condividendo il mio percorso e, essendo stata una delle pioniere nel settore del fitness, negli anni ho guadagnato un buon numero di followers e, continuando a condividere il mio percorso, nonostante mille impegni dell'università, ora mi ritrovo con una buona fanbase chiamata e molte richieste da parte di aziende. Ora voglio iniziare con un po' l'accezione di influencer. Influencer è essenzialmente una persona che si è costruita una base molto solida di followers sui social e che ha sulle persone un'influenza positiva, dal nome influencer. Dal punto di vista delle aziende, l'influencer rappresenta un media tra le persone, potenziali consumatori, e l'azienda stessa. L'influencer per le aziende sta diventando una persona sempre più importante da tenere sott'occhio, perché ogni influencer è specifico per settore. Io sono fitness, c'è chi è food, beauty, moda, eccetera. Quindi un'azienda che è specializzata in un settore sa che, affidandosi a un influencer, potrà avere accesso ai suoi followers che per l'azienda sono potenziali clienti, perché i miei followers sono di natura più inclini o comunque interessati all'ambito del fitness, della sana alimentazione, del volersi bene, rispetto ovviamente al beauty, perché sennò davvero non seguireste me. E quindi le aziende hanno negli anni capito questa cosa, solo che ci sono due diversi tipi di aziende: quelle che associano social media uguale internet e quindi vedono l'influencer soltanto come il mezzo nel portare le persone, i suoi followers, al loro negozio online. E infatti molte aziende, molte collaborazioni con influencer sono basate su codici sconto e desiderio e volontà soltanto di vendere prodotti. Questo è un modo di lavorare che io non apprezzo e che non mi piace e che non faccio. Io lavoro di più con aziende che vedono i social media come il modo per farsi conoscere dalle persone e per trasmettere i propri valori attraverso l'influencer. Io non faccio un lavoro, io faccio tanti lavori, nel senso che io collaboro a lungo termine con Adidas, sono un Adidas Runners Training Coach e quindi non solo tengo i miei allenamenti di venerdì, ma anche collaboro e partecipo all'interno della community al fine di cercare di ampliarla, perché comunque è importante per Adidas ampliare la community, farsi conoscere e portare avanti questo progetto. Inoltre collaboro con tante aziende. Solitamente, anzi sempre, le aziende mi contattano per propormi dei progetti oppure anche per propormi la sponsorizzazione di prodotti. Io cerco sempre di rispondere in modo da poter creare delle cose con le aziende. Io dico sempre: a me piace fare cose, ed così è. Spesso quando mi contattano sono io poi a proporre dei progetti più a lungo termine, qualcosa di più strutturato, e per progetti io intendo qualcosa che porti valore a voi. Perché la mera sponsorizzazione del prodotto per voi è inutile. Invece io cerco di creare con le aziende qualcosa che vi dia un contenuto, un'esperienza, e cerco di implementare insieme all'azienda una vera e propria strategia di marketing digitale. Molto spesso quindi mi ritrovo a tavolino con i social media marketing managers di un'azienda oppure dell'agenzia al quale si sono rivolti a discutere e creare un piano di attacco. Sempre di meno le persone guardano la televisione e sempre di più il telefono, e se c'è qualcuno che sta guardando la televisione spesso lo fa con un telefono in mano. E quindi tutte le strategie di marketing che prima si facevano in televisione adesso si sono spostate a livello di social media.
Quindi essenzialmente le aziende cosa fanno? Invece di utilizzare personaggi sconosciuti per fare le loro pubblicità, come facevano in televisione, sui social utilizzano personaggi popolari, anche chiamati influencer. Quindi utilizzano una Paola Turani. Perché? Perché la pubblicità di L'Oreal con Paola Turani attira di più perché è conosciuta dal pubblico social rispetto alla stessa pubblicità con un'altra modella bellissima ma non conosciuta. E lo stesso vale per me, o comunque nel mio settore io sono abbastanza conosciuta ed è per questo che le aziende valutano la mia immagine. Però questo non è fare l'influencer, questo è utilizzare i propri numeri per guadagnarsi da vivere. Fare l'influencer è ben altro. Fare l'influencer non dipende dalle aziende, dipende da se stessi. Come ho detto all'inizio, l'influencer è una persona che ha un effetto positivo sugli altri e secondo me non c'entrano niente le aziende. Fare l'influencer è un rapporto tra me e voi, è portare contenuti utili a voi, è aiutare voi, è rispondervi, creare e mantenere il nostro rapporto. Questo io lo faccio perché mi fa stare bene, perché mi piace, perché è quello per cui io sono approdata sui social. Io non sono arrivata qui con l'intenzione di diventare famosa e lavorare con le aziende. Io sono arrivata qui per un bisogno mio personale di condividere e aiutare gli altri. E questo rapporto non dovrà mai smettere, nonostante io abbia deciso di utilizzare i numeri che ho creato in questi anni per lavorare con le aziende. Soprattutto perché le aziende non guardano solo i numeri, le aziende guardano il nostro rapporto. C'è un filo conduttore fra me e voi che le aziende vedono come un filo d'oro, perché esistono influencer o comunque personaggi famosi sui social che hanno magari il triplo dei miei followers, ma non esiste un vero e proprio legame. E quindi le aziende li valutano magari anche meno di quanto valutano me, perché il rapporto che c'è tra me e voi è davvero profondo e questo le aziende lo vedono chiedendo a noi influencer gli insights, cioè i dati di engagement, di quanto voi siete interattivi, reattivi, mi rispondete, mi parlate, insomma il nostro rapporto. Quindi essendo questo il nostro rapporto alla base delle richieste delle aziende, se io voglio continuare a lavorare perché ora io mi sto sostenendo e pago l'affitto, pago le bollette, mi pago da vivere con questo lavoro, il nostro rapporto non potrà mai bruciarsi, perché è il filo conduttore. Quindi chi pensa che fare l'influencer sia collaborare con le aziende e quindi nel momento in cui incomincia ad essere contattato dalle aziende smette di portarvi contenuti utili, di aiutarvi, di fare quello per cui è diventato famoso, purtroppo non durerà molto. E io infatti, credetemi, che da quando sono arrivata qua a settembre e è iniziato Silviembre, cioè ho totalmente cambiato perché ho iniziato a dedicarmi a questo, a creare contenuti utili per voi, io non ho mai lavorato così tanto. Gli anni scorsi, quando lo facevo un po' per hobby rispetto alla mia università, non ricevevo assolutamente così tante mail, così tante proposte di lavoro e invece adesso che mi sto impegnando a portarvi contenuti sempre più interessanti, non ho mai fatto così tante visualizzazioni su YouTube, non ho mai avuto così tante interazioni su Instagram, le aziende sono sempre di più interessate, ricevo mail ogni giorno e a me questo può soltanto che fare piacere. Diciamo che un influencer che si sostiene da solo è anche un po' un tuttofare, perché diventa anche un commercialista in quanto è un libero professionista e quindi deve tenere la sua contabilità, pagare le tasse, eccetera. Quindi diciamo che non mi annoio, però è davvero qualcosa che mi sta piacendo tantissimo, perché io, se non avessi avuto questo mondo dietro, se non fossi stata Silvia Fascians, molto probabilmente finita l'università sarei finita a fare un lavoro magari in social media marketing, in un'agenzia o in un'azienda. E è più o meno quello che io sto facendo adesso, come Silvia Fashions, quando vado a parlare con le aziende.
Solo che io vivo proprio the best of both worlds, perché non solo quando vado a parlare con il marketing delle aziende entro dentro e do anche le mie idee, il mio feedback, eccetera, ma in più sono anche quella che lo applica e applicandolo riesco anche a vedere il risultato. Quindi io vedo tutto il processo, partecipo tutto al processo e, essendo laureata in marketing, ragazzi, per me questo è bellissimo, è un sogno. Ed è essenzialmente e veramente quello per cui ho studiato. Quindi non mi sento neanche criticabile nel dire hai fatto 5 anni di università, hai buttato via tantissimi soldi e ora vai a fare l'influencer. No, io sto facendo esattamente quello per cui ho studiato, quindi io sono davvero troppo felice. Sto lavorando un sacco e sono davvero davvero felice, davvero. E non pensavo anche di passare, non so, giornate a girarmi i pollici, a guardare in aria mentre ero qua a Milano. Invece non sono stata ferma un minuto da quando sono qui, da 3 settimane, e ho tantissimi progetti in programma e non vedo l'ora di rendervi partecipi di tutto questo, perché sono davvero davvero eccitata, felice e piena di idee. Credetemi, so quanto vale il nostro rapporto, io spero di non deludervi mai, io non vi abbandonerò mai, vi ringrazio, sono strafelice di essere finalmente riuscita a fare questo video, perché vi giuro è una settimana che me lo tiro dietro e non ci riuscivo. Ciao ciao!